diceva Giacomo, io mi occupo di linguaggio, in particolare di parole rare, quindi spesso arcaiche o cadute in disuso. E mi occupo di queste parole ricercandole e poi restituendole in forma creativa attraverso questo URPS, Ufficio Ristorazione Parole Smarrite, ovvero ente preposto al recupero e alla diffusione di parole smarrite, benché utilissime alla vita sulla Terra. Ecco, qui c'è un organigramma che potremmo vedere, ecco. Essendo un ufficio, è strutturato secondo, ecco, secondo un organigramma, perché ci sono vari dipartimenti che si occupano di far rinascere le parole in modo diverso. Ad esempio il dipartimento oggettificazione, il dipartimento oggettificazioni intende trasformare queste parole in piccole opere d'arte visiva o scultura, in modo che la parola possa avere una fisicità e non volare più, e quindi magari ogni tanto rimanere nella memoria. Poi ci sono le applicazioni editoriali che trasformano le parole in libri, il dipartimento rinascita psicovocale che si occupa di mettere in scena le parole e anche di cantarle per dare lustro alla loro sonorità e al fatto che sono spesso ruspanti e allegre. E poi c'è il dipartimento iniziative eterocrite, come questa iniziativa del convegno inusuale, per cui insomma è sempre un modo di diffondere le parole ricercate dal Bruce. Ecco, scartabellando tra le varie produzioni dell'Ufficio Ristorazione alla ricerca di abiti da lavoro per parole disoccupate, perché in fondo qua queste parole che non si vedono più sono appunto parole disoccupate, ecco, ho fatto così una cernita di alcune di queste parole. Ecco, la prima è lo scopa mestieri. Direi che potremmo partire da qui, anche visto l'argomento insomma di tutto quello che sta succedendo qua. Allora, scopa mestieri è una parola che il dizionario Longhi Menini del 1851 definisce così: colui che appena cominciato a imparare un'arte o un mestiere se ne stanca e dassi ad altro e così via. Ecco, una parola ormai caduta in disuso ma molto attuale, soprattutto per le condizioni di precariato in cui versiamo in questi tempi. Ecco, secondo l'URPS, lo scopamestieri veste così. Ecco, veste così, praticamente nudo, ma con uno scopino. E questo scopino gli permette di passare da un mestiere all'altro con una certa disinvoltura. Ecco, qui sono citate alcune delle attività di uno scopamestieri, non so se si leggono bene, però per esempio poteva essere interessante il cavalocchio, qui detto cavalocchio pulincenere, ora vi spiego di cosa si tratta. Come diceva Bruno Cicognani nel 1917, l'avvocatura ha una sorellastra pulincenere, ovvero Cenerentola, ovvero l'arte del cavalocchio. Cavalocchio, nome volgare di una sorta di insetto a quattro ali della famiglia delle libellule, detto così da ronzare quasi minaccioso, che suol fare intorno al viso di una persona, sì da far temere che voglia cavargli gli occhi. Dunque, una volta, si usava anche per dire quelli che erano preposti alla scossione delle pubbliche gravezze, una sorta di Equitalia o recupero crediti. Altra possibilità di uno scopo mestiere, che insomma serve un po' arrabattare fra un mestiere all'altra, è il popone creante. Ecco, il popone sarebbe il melone, anticamente, perché deriva dal greco pepon, che significa maturo o cotto dal sole, e quindi dal verbo pepten, ovvero cuocere. E cosa si diceva dei meloni? Che i meloni fossero tutti mediamente insignificanti e omologati. Si usava a dire essere come un popone di chioggia, ovvero tutti di una foggia e di un colore. Per cui anche quello potrebbe essere un mestiere che bisogna cambiare per forza. Ecco, adesso vabbè, allora vabbè, ci sarebbe il nasevolissimo tiromante, che sarebbe l'indovino che legge il futuro nel formaggio, cosa che si usava anche nell'antica Grecia, per cui turos vuol dire formaggio e la manteglia è l'arte della divinazione. Un'altra parola che ha un abito particolare, ecco, è il rodomonte. Rodomonte era il nome di un personaggio usato dall'Ariosto e dal Boiardo, che era famoso per la sua violenza e il suo carattere altero e insolente. Il Boiardo inizialmente lo chiamò rotomante, ovvero che rotola montagne. Quando Rodomonte diventa Spassapennacchi, diciamo che si veste così. Spassapennacchi era un termine che veniva utilizzato proprio per indicare quelle persone
che vanno in giro pavoneggiando su delle proprie imprese. Ce ne sono varie, insomma, persone di questo tipo. E giustamente la nostra... E giustamente la nostra lingua è sempre molto creativa e foriera di idee non solo illuminate ma anche visionarie, per cui ecco, l'allegoria di questo Rodomonte Squassapennacchio sarebbe questo signore che giganteggia su una sorta di castello tenendo in mano un pollo e a furia di scuoterlo le fibre gli sono finite in testa. Vabbè, andando avanti, ecco, sempre sulla stessa, diciamo, sullo stesso genere abbiamo il Salapuzio, ecco, questa è una parola che è stata importante recuperare perché è molto complessa, un po' che sillabe proprio. Il Salapuzio definisce un uomo di bassa statura, alta considerazione di sé, sgradevole e libidinoso, perché deriva da salace e da prepuzio. Adesso, la visualizzazione del Salapuzio è comunque, anche lui è nudo, ed è l'ultimo, quello che vedete in cima all'albero, questo è l'albero dei politici, ma adesso non vado troppo a approfondire, però insomma, il quello lì in cima, ecco, con questa corporatura pigliapesca, come dire, è il Salapuzio, nudo completamente, tranne che per il pianeta Terra, ecco, il cui destino letteralmente pende dalla sua persona, diciamo. E poi volevo leggervi, in questo caso il Salapuzio è Struggimondo, come lo Struggimondo è definito da Gian Battista della Porta, che era un commediografo, filosofo e alchimista nella seconda metà del XVI secolo. Il Salapuzio potrebbe dire: io sono lo Struggimondo e mi beverei l'inferno e tutto il mondo come un uovo fresco. E gli uomini armati tremano nel vedere il mio volto irato e minaccevole, e tu non so come non diventi paralitica per lo tremore. Ecco, questo potrebbe dire lui. Ecco, sì, dopo tutte queste parole un po' svestite, passiamo invece a una parola che ha molto a che vedere con i vestiti e anche i belletti, perché è la sinforosa. Ecco, la sinforosa, il dipartimento, il reparto nomenclatore, l'ha visualizzata così, ecco, una trottola vestita di chino di struzzo, perché la sinforosa è un termine che veniva utilizzato per definire la donna attempata che si ostenta giovinetta. Per cui, insomma, un po' gira su se stessa, ma con queste chino di struzzo, diciamo. Però è interessante perché proprio anche il termine dà quest'idea dell'aleatorio, del frivolo. E poi, insomma, però la derivazione del termine è di una commedia di Giovanni Giraud che si chiamava Lutizia Sinforosa, per cui questo personaggio era sinforosa, era proprio così. E da lì, insomma, per antonomasia, la sinforosa è questo tipo di persona. Interessante da recuperare il termine. Ecco, per poi passare allo stracciagonnelle, ovvero la figura del macho tipico italiano. Lo stracciagonnelle è più nudo di tutti, potremmo dire che è nudo fino all'osso, ecco, anche qua, tranne che appunto porta fra le fauci, insomma, questo simbolo della femminilità, ecco, ed è un mascellone. Mascellone è un termine che usava Gadda addirittura per apostrofare Mussolini, scrivendo cose tipo: lui sì, lui sederone a cavallo, lui bellone, lui mascellone, lui fezzone, lui buccone, stivalone, provolone, maschio, maschione, cervellone, generalone, di greca tripla. Ecco, per finire, diciamo, metterei il punto su questo catalogo di varietà umana, diciamo, con la parola frammento. Ecco, l'affranimento è purtroppo un indebolimento. E deriva proprio dalla parola frale, cioè essere frale, che è una cosa che si spezza, naturalmente si spezza, e deriva dal latino fragilis, che appunto significa fragile. Per cui l'affranimento è vestito da pulcino, non so se si vede, insomma, dei pulcini, e questo il titolo di questa immagine, è di questa opera in realtà, è l'affranimento collettivo, ovvero la prostrazione senza rivoluzione. Nel senso che tutti ci si lamenta e nessuno fa niente, anche perché un mondo di Savennacchio, Monti, Salapuzzi, eccetera. Ecco, detto questo, combattere l'affranimento, devo dire che non è
facile, ma ci sono alcune vie di salvezza. Come ad esempio, io vorrei dire banalmente, però giusto che siamo tutti quanti, banalmente vorrei dire l'amore, ad esempio. L'amore soprattutto però se è reciproco e corrisposto, quindi se è ridamato. Quindi volevo lasciarvi con questa parola che è la ridamazione, che è una parola che usava anche il Savonarola e che indica proprio un rapporto di amore reciproco e corrisposto, per cui si ama e si è redamati. E anche la redamazione infatti poi ha un abito che col tempo può essere diciamo logorato e può presentare dei buchi, ad esempio, per cui occorre rimpedularla la redamazione. Rimpedulare significa appunto rammendare, come si faceva con le calze che avevano i peduli lisi o bucati. Per cui, a cura del Dipartimento di Nascita Psicovocale, comunque un esempio di ingiurie che hanno trovato lavoro in una redamazione rimpedulata. Sperando che vi abbiate seguito. Grazie. Thank you.